Ora comunque entriamo nell'argomento e cominciamo a parlare di questo tema dell'Italia. Certo, tutti quanti voi ricorderete meglio sicuramente Aiserva Italia di Dolore Ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province ma bordello, Dante, Purgatorio, 6, 76, 78, oppure Italia mia, benché il parlarsi indarno alle piaghe mortali che nel percorso tuo si spesse veggio, Petrarca, canzone 128, verso 1-3, oppure Machiavelli, non si debba dunque lasciar passare questa occasione a ciò che l'Italia, dopo tanto tempo, venga uno suo redentore. Ne posso esprimere con quale amore e fossi ricevuto in tutte quelle province che hanno patito per queste illusioni esterne, con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte se li serrebbero? Quali popoli li regherebbero l'obbedienza? Quale invidia se li opporrebbe? Quale italiano li negherebbe lo seguio? A ognuno puzza questo barbaro dominio. Piglia dunque la illustre casa vostra questo assunto, con quell'animo, con quella speranza che si pigliano le imprese illustre. E sotto i suoi auspizi si verifichi quel detto di Petrarca, sempre Petrarca, la canzone 128, virtù contro fuori prenderà l'arme e via combattere contro, che l'antico valore negli italici non è ancora morto. Machiavelli, sapete la conclusione, la notissima conclusione del principe, oppure ancora Guicciardini, io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia. Da poiché l'armi, i francesi, chiamati da nostri principi medesimi, cominciano con grandissimo movimento per turbarla. Avendo patito tanti anni Italia, tutte quelle calamità con le quali sorgono miseri mortali essere vessati. Ma le calamità d'Italia cominciarono quando le cose universali erano allora più liete e più felici. Quindi, come vedete, abbiamo citato, proprio per fare degli esempi noti a tutti, Petrarca, Dante, Machiavelli, la conclusione notissima del principe, o l'inizio altrettanto noto della storia d'Italia di Guicciardini, dico dei momenti paradigmatici per mettere in evidenza come questo tema dell'Italia sia veramente un filo rosso in tutta la letteratura italiana. Che cosa voglio dire con questo? Che anche i momenti in cui politicamente, come tutti sappiamo, l'Italia era divisa in stati differenti, il concetto d'Italia era pur sempre presente nella letteratura, nella cultura. Cioè i letterati, nonostante la divisione politica, facevano pur sempre riferimento a questo concetto di Italia. Mito letterario, come vogliamo chiamarlo, mito contrapposizione, un tema che si contrapponeva alla decadenza del presente. Possiamo chiamarlo come vogliamo, ma pur sempre questo mito dell'Italia era centrale, nonostante la differenza delle diverse contingenze politiche. Erano momenti e contesti anche culturali diversi. Però il tema dell'Italia è veramente quasi un filo rosso che unifica un po' tutta la storia della cultura letteraria italiana. Quasi questa dialettica di rapporti fra le specificità locali, che noi pur sempre abbiamo, perché non dobbiamo pensare, pensiamo sempre alla geografia e storia della letteratura italiana, quindi alle specificità che noi abbiamo in diversi contesti culturali, pensiamo ai diversi centri culturali, ma pur sempre unificati da questo mito, potremmo dire unificatore, quindi una cultura come quella italiana che si viene a configurare proprio in virtù di questa dialettica di rapporti tra mito, potremmo dire unificatore dell'Italia, e specificità locali che sono pur sempre presenti e sono ineludibili e imprescindibili nella storia della nostra cultura letteraria. Quindi dicevamo, Italia come motivo della contrapposizione fra passato e presente, Italia come mito che si contrappone, possiamo dire, a quelle che possono essere le contingenze della realtà. Quindi dicevamo, questo tema dell'Italia, questo mito che attraversa tutta la cultura italiana e che si collega sempre ad una sorta di valenza paremetrica, cioè c'è sempre un'esortazione, ricordando quello che era la grandezza passata dell'Italia, una esortazione a superare quelle che potevano essere le contraddizioni e le lacerazioni del presente in vista di un riscatto. Ora dicevamo, questo filo rosso
percorso che collega, abbiamo visto momenti differenti che vanno dal Medioevo, Dante innanzitutto, poi vedremo il ruolo che Dante assume anche nell'Ottocento, Petrarca, anche su Petrarca poi ci soffermeremo per quanto riguarda la fortuna o sfortuna ottocentesca di Petrarca, e poi altri personaggi come Machiavelli, Guicciardini, e ricordate questi nomi perché non sono citati a caso, perché poi vedremo come saranno ripresi proprio questi autori e che ruolo avranno nella costruzione dell'identità culturale letteraria italiana, per esempio nella storia di De Sanctis. Quindi dicevamo, questi autori, il loro ruolo, ma potremmo citare anche una miriade di autori minori che hanno pur sempre un loro valore, ma che non citiamo perché forse sono, insomma, sono meno conosciuti, e quindi ne lasciamo Dante, Petrarca, Machiavelli e Guicciardini. Quindi dicevamo, poi possiamo arrivare anche al 600, al 700, il tema dell'Italia comunque continua ad attraversare la cultura italiana. Ma diciamo che la svolta, potremmo dire, avviene proprio con l'Ottocento. A questo punto non possiamo non fare riferimento a quelli che sono i grandi cambiamenti culturali in Italia e in Europa nell'Ottocento. Pensiamo soprattutto al Romanticismo, all'emergere di quel concetto di nazione che si impone dopo il cosmopolitismo, potremmo dire, settecentesco, e poi anche la differente concezione che con l'Ottocento, la differente concezione della letteratura nell'ambito della società e anche la diversa concezione dell'intellettuale, chiamiamolo, già possiamo cominciare a chiamarlo intellettuale, del letterato, meglio, del letterato nell'ambito della società. Ma dobbiamo anche ricordare come nell'Ottocento veda soprattutto la grande modifica degli strumenti di comunicazione. Nascono, la società è nuova e quindi si affermano strumenti nuovi di comunicazione. Vedi la stampa, i giornali, le riviste che a partire dal Settecento cominciano la loro affermazione, ma anche il teatro e così via. Quindi dicevamo, si viene a configurare un diverso rapporto fra la storia, la società e la letteratura. Senso, il rapporto che abbiamo detto più sempre ineludibile fra storia e letteratura, nell'Ottocento si carica di valenze particolari. Perché di valenze particolari? Perché veramente c'è questo rapporto di reciproca, potremmo dire, influenza tra letteratura e storia. E tutto questo viene molto opportunamente sottolineato da Sebastiano nella sua densissima introduzione, perché dobbiamo dire che questo volume ha una introduzione veramente ricca e densa, in cui Sebastiano riesce a mettere in evidenza molti nodi problematici fondamentali, non solo per quello che riguarda l'Ottocento, ma potremmo dire di nodi problematici e di nodi teorici anche molto importanti. Per esempio, richiamerei la vostra attenzione su questo passo in cui Sebastiano dice appunto che vicende storiche e percorsi poetici e letterari finiscono per condizionarsi vicendevolmente, in quanto la storia influenza la letteratura. Detta questo, temi e toni, e a sua volta la letteratura diviene fattore determinante per comprendere lo svolgimento della storia, non solo accompagnando i processi storici, ma spesso recitando un ruolo propulsivo determinante. Ora, questo è un nodo fondamentale per capire non soltanto, potremmo dire, questa antologia, ma potremmo dire un po' tutta quella che è la storia della cultura letteraria nell'Ottocento. Cioè proprio questo concetto ci mette in evidenza, molto opportunamente Sebastiano, mette in evidenza questo rapporto, possiamo dire, di osmosi tra storia e letteratura. E quindi è una promessa metodologica, dicevo, molto importante. Come importante è anche la successiva affermazione secondo la quale nell'Ottocento non possiamo vedere la produzione letteraria come un semplice riflesso, ma cioè la letteratura diventa lo spazio in cui il dibattito culturale prende forma, passa da una dimensione ideale a una dimensione etica, lo spazio in cui pensiero e azione, pensiamo Mazzini, finiscono per incontrarsi. Quindi vedete, queste sono delle importanti premesse metodologiche, quindi non soltanto per il rapporto di reciproca, diciamo, influenza tra storia e letteratura, ma anche il rapporto che viene a crearsi, diciamo, un meccanismo per cui la letteratura non è soltanto un semplice riflesso, e qui potremmo anche andare a vecchie concezioni critiche secondo la quale la letteratura è un semplice rispecchiamento. Qui
Sebastiano molto puntualmente dice una cosa molto importante, non solo per l'Ottocento, perché a questo punto potremmo anche aprire una parte culturale molto lontana da quello che stiamo esaminando, ma in cui veramente possiamo sempre dire che la categoria, anche se penso che ormai sia ovvio tornare a parlare di queste cose, la categoria del rispecchiamento diventa veramente riduttiva, cioè non possiamo pensare a una letteratura come semplice rispecchiamento, perché il rapporto tra letteratura e storia è, in questo periodo in particolare, ma un po' per tutta la storia della cultura italiana, non solo italiana, è un rapporto molto più complesso e molto più contraddittorio, anche questo è un rapporto comunque di reciproca influenza. Nell'Ottocento in particolare, ma anche pensiamo alla letteratura delle corti, pensiamo alla letteratura dell'umanesimo, che sono argomenti particolarmente cari a Sebastiano, ma che sono comunque alla base di tanti nostri dibattiti, di tante, diciamo, non nostri, cioè tanti, di tante impostazioni, di tante tanta produzione, di tanti problemi relativi al rapporto, diciamo, all'elaborazione letteraria. Quindi dicevamo, per tornare all'Ottocento, per lasciare da parte il nostro Rinascimento, dicevamo, vediamo che proprio in questo contesto risorgimentale emerge questo senso, si fa strada sempre più questo senso della letteratura come impegno civile, come appunto come dovere del letterato. Cioè non più la letteratura come evasione, semmai c'è stato, perché anche su questo tema della letteratura come evasione o del letterato come torre d'avorio è una, diciamo, una grossa sciocchezza che è stata detta, ripetuta per secoli, ma che sempre, potremmo dire, in molti casi, anche in quei casi che sembrerebbero particolarmente lontani dalla tempesta risorgimentale, il letterato non è stato chiuso nella torre d'avorio. E Sebastiano sa che cosa ci stiamo riferendo. Quindi dicevamo, a parte tutto questo, la letteratura, dicevamo, nell'Ottocento, in questo contesto, diventa uno straordinario strumento di circolazione di idee. E cioè diventa proprio il mezzo attraverso il quale viene a costruirsi, potremmo dire, per molti versi, quell'idea di nazione che poi sarà alla base della costruzione politica dell'Italia unita. Quindi dicevamo che alla luce di queste importanti premesse metodologiche, l'antologia è divisa in quattro sezioni. E anche la stessa divisione in queste quattro sezioni mi sembra molto acuta e molto pertinente. Le quattro sezioni sono i miti, poi i padri della patria, i martiri e le battaglie e l'unità d'Italia. Cioè è veramente un percorso ideale che Sebastiano crea in questo senso. Quindi che cosa si parte? Da che punto? Da dove si parte? Per creare appunto l'unità d'Italia si parte appunto dai miti. Quali sono i miti alla base di tutta questa creazione, alla base anche di questa creazione sia culturale che poi di politica? Sono i miti letterari, primo fra tutto è Dante. Dante che è la grande scoperta del romanticismo italiano e non solo italiano. Sappiamo tutti di quale sfortuna Dante fosse stato vittima fino a tutto il Settecento, fino all'inizio dell'Ottocento. Ricordate la fortuna incontrastata di Petrarca fino a questo, fino all'Ottocento, fino al Romanticismo. E autori come Dante e per altri versi Shakespeare erano stati autori totalmente bistrattati da una cultura di stampo classicistico che appunto nella missione di stili e di generi vedevano appunto qualcosa che andava al di là di quello che poteva essere il canone, il classicismo che aveva imperato nella cultura italiana e non solo italiana fino all'Ottocento. Quindi dicevamo Dante, la grande scoperta non solo dal punto di vista culturale e stilistico, ma anche, potremmo dire, dal punto di vista ideale. Quindi molto naturalmente Sebastiano fa vedere come viene a crearsi questo mito di Dante. Come si crea nella letteratura italiana? Attraverso alcuni flash che sono particolarmente significativi. Infatti abbiamo poesie di Foscolo, Leopardi, sopra il monumento di Dante, e poi finiamo questo percorso anche con complimenti di Pascoli e di Carducci. Quindi è un filo che collega, potremmo dire, tutta la cultura dell'Ottocento, cioè da Foscolo a Carducci. E ci fa comprendere come tutta in questo pur breve itinerario, come tutto sia collegato appunto attraverso la creazione di questo grande mito della cultura letteraria italiana. E anche la scelta
realtà pecuniaria è particolarmente, come abbiamo detto, significativa. Quindi Dante è il padre della patria, Dante è soprattutto il poeta che combatte, il poeta è l'esule, è il poeta che, diciamo, per usare una categoria forse troppo moderna, è il poeta dell'impegno civile, non della, non è letterato che vede l'esercizio letterario come una fuga, e così via. Quindi vediamo, abbiamo l'esempio di questo recurso, potremmo dire, attualizzante di quello che è il mito di Dante. E certo, in questo senso, a questo punto, non possiamo non fare riferimento a quello che è il testo teorico più importante di questo periodo, ed è la storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis. Certo, tutti conosciamo chi è De Sanctis, professore, patriota e quindi uomo di governo, ministro della pubblica istruzione, cioè è un personaggio, possiamo dire, De Sanctis, che riassume nella sua stessa parabola esistenziale quella che è la parabola del risorgimento, cioè da quello che è l'impegno, la partecipazione al 48, l'esilio, a quella che è poi la partecipazione politica al Parlamento italiano, fino ad assumere le cariche più alte come quella di ministro della pubblica istruzione e fino alla delusione, possiamo dire, degli ultimi anni. E quindi dicevamo che la storia della letteratura italiana non è soltanto una storia letteraria, certo sapete, ma assume nel contesto della polemica culturale dei sanctisiani il ruolo della fondazione di una cultura italiana. Cioè, che cosa fa De Sanctis? Scrive questo suo, nel 1870, questo suo manuale per il liceo, per fare che cosa? Per creare, per costruire quella che è la storia della letteratura italiana, la storia della cultura italiana, cioè si era fatta una unità politica dell'Italia e cerca quindi di, c'erano stati anche nel passato tentativi di storia letteraria, ma erano soltanto degli studi eruditi, qui invece si voleva veramente creare quella che era l'identità nazionale attraverso lo studio della storia letteraria. E non è un caso, e torniamo all'inizio del nostro discorso, che in De Sanctis fosse centrale l'attenzione su Dante. Cioè fin dalle lezioni zurighesi del 56-59, De Sanctis che cosa fa? Mette al centro della sua riflessione proprio Dante. E Dante inteso così come noi abbiamo visto, cioè Dante esule, Dante poeta, diciamo, dell'impegno, Dante poeta... Dante poeta che riflette su quelle che sono le condizioni dell'Italia e così via. Quindi diciamo centrale, a questa centrale fin dalle lezioni zurichesi, ma centrale anche Dante all'interno della storia letteraria. E soprattutto, e torniamo sempre a quell'autore che non a caso ho citato all'inizio, tutta una costruzione della storia letteraria basata, potremmo dire, su due grosse antinomie per quanto riguarda il nostro discorso. Cioè l'antinomia Dante-Petrarca, a quanto lavora Dante, Petrarca invece artista e non poeta, artista più che poeta, e artista visto in senso, potremmo dire, totalmente negativo, cioè artista è chi verseggia, chi fa un'opera retorica, ma non un'opera, come dire, di impegno civile. Quindi Dante contro Petrarca, quindi ribalta tutta quella che era l'impostazione classicistica che era stata propria della cultura italiana fino all'Ottocento, e poi l'altra grossa antinomia è appunto quella fra Machiavelli e Guicciardini. Machiavelli, utopia che diventa, potremmo dire, realtà, che tenta, uomo che tenta di inventare l'utopia realtà, e invece Guicciardini, l'uomo del particolare, l'incarnazione di quella che è la corruzione, la miseria, diciamo incarnazioni, quelli che sono i difetti comunemente assegnati, possiamo dire, agli italiani. E quindi dicevamo, questo, vedete che tornano questi stessi temi, torna, vedete, quel tema dell'Italia di cui abbiamo visto. Quindi la costruzione della storia della letteratura italiana è appunto una storia che vuole indagare non tanto o non soltanto le singole vicende culturali dei vari personaggi, ma vuole soprattutto mettere in luce di che erano i valori attorno ai quali si era costruita l'unità nazionale. All'interno della storia della letteratura italiana, questa dialettica fondamentale di matrice emiliana, potremmo dire, ma per quanto riguarda il nostro discorso, torniamo sempre al discorso iniziale, è fondamentale
Italia, questa dialettica tra opera d'arte e storia. Quindi in fondo che cosa si vuole vedere tra l'altro all'interno della storia della letteratura di De Sanctis? Questo rapporto ineludibile, fondante tra l'opera letteraria e la storia, cioè quel rapporto di reciproca influenza di cui abbiamo appunto parlato all'inizio. Ma vedete che tutto il discorso si tiene, che torniamo quindi sempre a questa medesima concezione dell'opera letteraria e del ruolo dell'opera letteraria e del letterato, soprattutto nell'ambito della società. Quindi dicevamo, Dante è il costante mezzo di paragone un po' per tutti gli autori, tutti vengono confrontati con Dante. E il punto d'arrivo di tutta questa parabola, non a caso, delineata da De Sanctis, è appunto la figura di Manzoni. Manzoni che diventa la sintesi fra romanticismo e luminismo, tra, potremmo dire, liberalismo e cattolicesimo. Quindi è la sintesi, voi vedete quindi questo, come tutto in fondo si ricolleghi in questa costruzione. Il tema, il mito di Dante e il mito contemporaneo di Manzoni, che come sappiamo è un po' il mito di tutta la letteratura risorgimentale, punto di riferimento, possiamo dire, di tutta la letteratura risorgimentale. Non a caso Sebastiano lo mette sempre e costantemente in evidenza, riportando anche liriche come Marzo 1821, che non a caso è un modello per eccellenza di quella che sarà la letteratura risorgimentale. Quindi diciamo, il rapporto letteratura e società. E quindi diventa proprio, ed è importante come è stato affermato, dire che De Sanctis descrive non solo un altissimo programma per il risorgimento italiano, ma è importante anche sottolineare, anche alla luce di quello che diremo dopo, che il momento in cui De Sanctis delinea questo programma è proprio il momento in cui la rivoluzione italiana, siamo nel 1870, ve l'ho detto, si arresta, si ferma, e implode su se stessa, verifica portando a una nuova frattura tra quello che è l'ideale e il reale. Quindi quella sintesi che per un momento sembrava essersi verificata, essersi attuata nel momento in cui c'era stata l'unità d'Italia, c'era stata la rivoluzione, quindi questa unione tra ideale e reale, per usare le categorie sanctissiane, proprio nel 1870, da quel momento questa sintesi tra ideale e reale viene definitivamente a rimessa in discussione, potremmo dire. Quindi dicevamo, i miti, punto di riferimento ovviamente De Sanctis, e che ovviamente è un punto di riferimento che si vede traspare da quello che è tutto il discorso che Sebastiano fa, e quando poi è importante anche vedere anche la seconda sezione. Quindi il risorgimento si muove attraverso i miti ideali come Dante, ma poi ci sono anche i miti padri della patria, cioè Garibaldi e in parte Mazzini, che avrà una fortuna minore perché, come sappiamo, nelle diverse impostazioni ideologiche del Risorgimento poi vincerà la linea monarchico liberal-moderata più che la linea democratico-repubblicana di Mazzini. Quindi Garibaldi soprattutto e Mazzini. E ancora una volta è importante vedere la scelta, perché non dobbiamo pensare che un'antologia sia, fare un'antologia sia un fatto così meccanico. È invece un fatto molto importante perché ogni scelta nell'ambito dell'antologia non fa altro che mettere in luce delle scelte, possiamo dire, ideologico-culturali ben precise. Un segno ben preciso è qui, è molto evidente un po' in tutta in tutto il libro di Sebastiano. Quindi, ancora una volta, arriviamo alla fine della parabola con alcune poesie di Pascoli, con Pascoli e Carducci. È importante vedere anche poesie come di questi personaggi, potremmo dire tra virgolette minori, che appunto sono il nervo, sono la parte più importante di tutta questa letteratura risorgimentale. Cioè, a parte i grandi che opportunamente Sebastiano cita perché hanno una funzione modellizzante, pensiamo a Manzoni, pensiamo anche a Pascoli, a Carducci soprattutto, hanno una funzione non solo culturalmente importante, ma anche importante perché divengono dei modelli essi stessi. È importante vedere la scelta che Sebastiano fa degli autori, abbiamo detto, cosiddetti minori, questi letterati che pure sono importanti al loro tempo, perché come vi dicevo in apertura della nostra conversazione, che l'Ottocento è anche importante per quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione letteraria che si creano. Quindi questo tipo di letteratura media, che vede la sua fortuna soprattutto nella grande diffusione del romanzo, come sappiamo il romanzo è un genere che ha avuto grande fortuna nell'Ottocento italiano, ma che invece con l'Ottocento, dopo come si sposi, avrà una grandissima fortuna nel romanzo storico, ma anche questa lirica, potremmo dire, di livello medio, e quindi
noi abbiamo liriche di Diego, anche di un personaggio come Giulio Carcano e così via. E anche qui potremmo aprire un'altra parentesi a questo proposito, guardando un po' i nomi di tutti questi personaggi che Sebastiano cita. Quasi tutti questi personaggi fanno parte del salotto della contessa Maffei, Carina Maffei, che radunava a casa sua gli intellettuali più interessanti della Milano dei suoi tempi, e vediamo che molti di questi personaggi, pensiamo anche a poetesse come la come si chiama, Milly, sono tutti personaggi in stretto rapporto con col salotto della Maffei, che è centrale nel Risorgimento italiano, non solo nel punto milanese, ma soprattutto nel Risorgimento italiano. No, non è un caso che anche che faranno parte, sia pure indirettamente, personaggi come Manzoni, con quale il rapporto diciamo di amicizia, ma soprattutto Verdi, pensiamo al ruolo, poi vedremo meglio, di Giuseppe Verdi nella Milano del Risorgimento. Quindi vediamo ancora una volta, possiamo aprire una breve parentesi su quelli che erano i nuovi luoghi di aggregazione culturale, al di là della scuola, l'accademia, nasce questa nuova realtà, quella del salotto. Anche questo, di matrice francese, salon, tutto quello che vogliamo, luministica, ma nella Milano, e non solo per la Milano del tempo, un ruolo fondamentale ha appunto il salotto, quindi questo luogo di incontro di intellettuali, di letterati, così via. E quindi nuovi luoghi di aggregazione culturale, nuovi mezzi di comunicazione. E quindi possiamo pensare al salotto, al teatro, vedremo meglio. Anche un'altra cosa importante, poi qui in questa sede mi sembra molto opportuno anche ricordarlo, ricordiamo anche il ruolo, ho citato prima la contessa Maffei, ma dobbiamo adesso anche citare il ruolo che anche hanno le donne in questa cultura. Non è un caso che Sebastiano cita alcune poetesse, riporta componimenti come la Giovannina Milly, la Saluzzo, la Costanza Monti Perticari e così via. Cioè in questo tipo di letteratura media anche le donne cominciano ad avere un ruolo importante. Non siamo, quindi pensiamo a questa apertura, possiamo dire, di quello che è l'orizzonte letterario, quello che non più questa letteratura solo per specialisti, solo per addetti ai lavori, ma una letteratura, possiamo dire, di tono medio, quindi questa nuova militanza in ambito letterario che anche alcune donne riescono ad avere. Il salotto animato da una donna, le donne che scrivono poesie importanti, quindi vediamo come un po' ci sia questo svecchiamento, forse questo cambiamento da quelli che erano stati gli statuti, possiamo dire, accademici un po' rigorosi, grigi, di quella che era stata la cultura, diciamo, di stampo classicistico. Quindi vedete quanti cambiamenti, quante sollecitazioni noi possiamo fare da questo. E poi dicevo, parlando avanti del salotto della contessa Maffei, quindi non possiamo anche, pensando a questo allargamento, possiamo dire, degli orizzonti, allargamento di quelli che sono gli statuti della comunicazione letteraria, noi non possiamo non pensare, non fare riferimento, anche citando queste, sia quella che è la realtà del melodramma. Perché se noi vogliamo parlare di quella che è la cultura, la costruzione di un immaginario, una costruzione dell'Italia o di un immaginario patriottico nell'Ottocento italiano, non possiamo non pensare al melodramma e in particolare al melodramma di Verdi. E anche in questo caso dobbiamo riandare non soltanto alla produzione meridiana, ma un riferimento importante a quello che è il ruolo che il melodramma assumerà nella cultura dell'Ottocento, lo dobbiamo fare pensando anche a quanto chiamava un personaggio come Giuseppe Mazzini. E Giuseppe Mazzini, tra le tantissime cose che scrisse anche un saggio intitolato La filosofia della musica del 1836, in cui fra le tante cose che diceva, soprattutto si poneva uno, diciamo, il tema centrale di Mazzini nella filosofia della musica, cioè quella che era la necessità, e torniamo sempre allo medesimo tema, la necessità che anche la musica, anche il dramma musicale, non fosse soltanto qualcosa di un genere di intrattenimento, di svago, ma avesse, potremmo dire, ovviamente tra virgolette, un impegno politico. Cioè questo è alla base della filosofia della musica di Mazzini. Cito un passo e quindi dice, soprattutto sottolinea, mette in evidenza, perché si rende conto dell'influenza e del successo che il dramma musicale aveva nella cultura italiana contemporanea. E quindi dice che potrebbe avere una influenza ancora maggiore la penalità non l'avessero ridotto a meccanismo servile e a trastullo di ricchi svogliati. Quindi
che cosa è avvenuto? Che il melodramma, il dramma musicale è diventato soltanto un fatto puramente venale oppure il divertimento per gli svogliati. Che si dice? E tutto questo era un fatto negativo ovviamente. E invece, se ci fosse stata una riforma, cioè soprattutto che cosa dirà Mazzini? Se nel dramma musicale fosse entrata la storia, a questo punto questa unione tra storia e dramma musicale ha avuto certo un'importanza fondamentale nella società del tempo. Quindi vedete sempre il rapporto tra storia e cultura letteraria, e quindi cultura, anche in questo caso dobbiamo parlare di cultura letteraria, perché Mazzini, quando dice tutte queste cose, non sta parlando della musica in senso lato, ma parla della poesia, perché dice Mazzini che la poesia nel melodramma, la poesia non deve essere serva della musica, ma deve essere sorella della musica, cioè deve avere un ruolo fondamentale. Quindi vedete, siamo sempre al medesimo discorso letterario, quindi la letteratura che deve avere questa influenza nella sua società. Quindi torniamo sempre al medesimo discorso, quindi la lirica, il melodramma, la storia, vedete che è sempre un medesimo orizzonte culturale. Sono, possiamo dire, espressioni diverse, ma l'orizzonte culturale è lo stesso. Quindi l'elemento storico deve essere centrale. E che cosa deve fare allora il librettista? Deve scrivere dei drammi, cioè delle opere compiute, e non dei semplici versi. Drammi e non versi. Esalterà quindi da un certo punto di vista la figura di Donizetti, ma noi non siamo qui perché 1836 Verdi non aveva ancora scritto nulla, ma non possiamo non vedere tutte queste affermazioni mazziniane quasi alla base di quella che sarà la rivoluzione verdiana. Ricordate il discorso della parola scenica, il valore che deve avere, quindi la grande influenza di Verdi sui librettisti, perché non dobbiamo dimenticare che Verdi lavora a stretto contatto con i suoi librettisti e quindi imporrà molte delle sue scelte, non solo musicali, ma anche veramente drammaturgiche a quelli che sono i suoi verseggiatori. Ma anche qui si viene a creare, chiudo la parentesi relativa al melodramma, proprio a proposito del melodramma si viene a creare un discorso molto complesso nel rapporto tra melodramma e società. Perché dico molto complesso? Perché a volte c'è quella interazione di cui parlavamo prima, cioè questa reciproca influenza tra letteratura e storia. Quindi quando parlo di letteratura, in questo caso parlo del libretto, del testo del melodramma. Perché dico di questa interazione? Perché se da un certo punto di vista, quindi anche il librettista o il compositore saranno influenzati, quindi saranno portati a scrivere opere che siano appunto drammi storici e in cui c'è veramente questa forza drammaturgica, questa capacità di agire sul presente e quindi di far proprio temi come quelli risorgimentali, molto spesso vedremo che accade un processo inverso, cioè c'è un discorso relativo alla ricezione, cioè basterà sentire parlare di patria anche in senso generico, pensiamo all'esempio paradigmatico, questo è quello del Papensiero del Nabucco che diventa l'inno della, diciamo, della libertà, dell'indipendenza e così via, e non si, allora prima non c'era posto, dicevamo, si parlava della libertà degli ebrei, però basta sentire questo tema e subito si carica, possiamo dire, di valenza attualizzante. E così succede un po' per tutte le prime opere di Verdi, che vanno appunto dal Nabucco ai Lombardi alla prima crociata, che diventa ancora più il tema della libertà, anche ai Romani e così via. È un senso di ricezione e di riuso, quindi è il pubblico. Quindi vedete come il rapporto tra letteratura e società sia veramente ambivalente, ricco, potremmo dire, di contraddizioni, ricco di reciproche influenze del Risorgimento. Ma poi, come sappiamo, ci sarà la crisi post-unitaria. Però molto opportunamente Sebastiano dice che dopo l'unità i motivi critici latenti, ma presenti costantemente in tutta la tradizione lirica risorgimentale, trovano più diretta espressione. E come dirà che la letteratura è comunque al centro della nuova Italia, nell'illusione di poter fornire alla nazione unita una cultura comune e una coscienza critica per portare l'Italia alla modernità. Che cosa si vuol dire alle parole? Che anche nel momento in cui è particolarmente evidente la crisi post-unità, cioè dopo l'unità d'Italia, emergeranno tutte le contraddizioni.
prima si era pensato con l'ideale, la rivoluzione, ma nel momento in cui si deve fare veramente l'Italia, emergono una serie di problemi. Però una cosa è comunque importante, al di là dei singoli problemi, è la centralità della letteratura, perché anche tutti questi problemi che emergevano dopo l'Unità d'Italia vengono evidenziati ancora una volta proprio dalla letteratura. Quindi se la lirica in precedenza aveva, potremmo dire, esaltato quelli che erano i miti del Risorgimento, adesso proprio attraverso la lirica si mettevano in evidenza quelle che erano le contraddizioni. E quindi c'erano la critica alle classi dirigenti, pensiamo all'opera di Bettini, il Giardino d'Europa, oppure il problema dell'unità tradita, Rondani, che parlerà di un'età greta e pigmea. Oppure abbiamo un altro personaggio che è particolarmente, potremmo dire, interessante per quello che abbiamo visto anche in precedenza, cioè Carlo Tenca, che è il compagno della contessa Maffei, che è un personaggio che era stato, abbiamo visto, animatore con la clarina del salotto milanese, quindi un personaggio che aveva nella sua vita seguito un po' tutta la parabola del Risorgimento. D'altra parte così era stato anche per Le Sanctis, abbiamo detto. Quindi Carlo Tenca, che aveva seguito un po' tutta la vicenda dell'Unità d'Italia, pensiamo partecipato alle cinque giornate, si può direttamente così via. E quindi poi diventa deputato, va a Montecitorio e parlerà, proprio nella lirica Montecitorio, dirà che Agon Vano di ciance e di contese. Quindi vedete quale immagine ha già da allora del Parlamento. E quindi dicevamo, è interessante questo personaggio perché in una rivista che aveva scritto il Crepuscolo, pensiamo alla grande tradizione delle riviste milanesi, a quella tradizione che aveva appunto visto nel Caffè a fine Settecento dei Fratelli Verri il proprio punto di partenza, poi abbiamo il Conciliatore, il Politecnico di Cattaneo, quindi vedete tutta una tradizione, poi abbiamo anche queste esperienze minori come quella del Crepuscolo, nel 1850, Tenca diceva, noi crediamo che la vita civile non si migliori se non in quanto la vita letteraria, che è la vita dell'intelligenza e del cuore, penetri nei costumi e nelle abitudini di una nazione. Vedete, è il concetto dal quale mi sono partiti. Cioè la vita di una nazione può cambiare se c'è sempre questa stretta interrelazione tra vita letteraria e vita della nazione. Quindi vedete con quanto che importanza dal ruolo della letteratura. Ma poi vediamo questa crisi, quindi questa parabola che abbiamo visto un po' in Tenca, quindi Sebastiano mi porta con questa crisi, ma io citerei soltanto così concludo, due passi di due epistole, che sono importanti per epistolario fra Tenca e la contessa Maffei, in cui nel 1867-1868 sono due passi che ho riportato, appunto metterà in evidenza un po' tutte le contraddizioni dell'italianità. Vi cito questo passo del 67. Beh, in tutti noi un sentimento di disgusto profondo e insieme uno scoraggiamento che ci fa guardare con angustia all'avvenire. Parlerà altrove anche di Pantano parlamentare e nel 68 poi dirà il patriottismo se n'è andato e non restano se non le cattive passioni a malminare questo povero paese e dire che da 10 anni soltanto siamo liberi e già si è arrivati a questo. Grazie. Riferimenti tantissimi alle personalità letterarie, ai temi, ai problemi di questo Ottocento magnifico ma complesso e particolarmente articolato proprio per quegli elementi di novità introdotti e di cui ci ha parlato in maniera estremamente chiara. Come vede allora l'autore, ecco intanto qualche sua riflessione non solo sull'opera e sul suo lavoro, ma anche una esposizione su quanto hai scritto. Più per una riflessione, un ringraziamento naturalmente prima di tutto a Mauro per questa veramente splendida lezione che dice molto più di quanto abbia detto io e lo dice anche meglio, quindi ringraziamento a lei prima di tutto. Un ringraziamento a Vito per aver organizzato questa serata e a tutti gli amici della sezione della Società di Storia Patria. Un ringraziamento a voi tutti per essere intervenuti. Devo ringraziare anche, si scusa per non essere qui presente, il direttore della collana, il collega e amico Daniele Pegorari, che è impegnato oggi il giorno della memoria in altre manifestazioni e
però un ringraziamento particolare voglio farlo a chi oggi non c'è, non c'è più, cioè a Gianfranco Cosma, che è l'editore che ci ha lasciato purtroppo a dicembre, e che ha voluto generosamente appunto pubblicare questo, questo volume. Non bisognerebbe mai citarsi, non bisognerebbe mai parlare delle proprie opere, non lo farò. Quindi voglio solo molto velocemente sottolineare due aspetti. Innanzitutto giustificarmi il titolo. Il titolo è una provocazione. È una provocazione perché è un verso di Leopardi, è un verso dalla... sopra il monumento di Dante. E il titolo è fatto perché qualcuno si ricordi come prosegue quel verso. Amor d'Italia, o cari, amor di questa misera vi sproni, per cui pietà e morte ormai in ogni petto, perché, perciò che amari giorni dopo il sereno dato nel cielo. Quindi volevo sin dal titolo dire appunto che è una unità complessa, è un'identità composta, quella nazionale. E questo è, credo, un elemento che al termine di quest'anno di celebrazioni, che è stato un anno significativo, siamo partiti con delle celebrazioni retoriche, poi tutto quello che è capitato in quest'anno ci ha fatto dimenticare 150 anni dell'Unità d'Italia, ci ha fatto chiedere che fine avremmo fatto. Alla fine non abbiamo più celebrati questi 150 anni, siamo stati a parlare di economia, di spread, di cose di questo genere, di cose più urgenti se vogliamo. Tuttavia, dicevo, è un'identità plurale, composta, quella che è nata nell'Ottocento. Ed è un'identità complessa perché veniva da situazioni appunto complesse. Ciò che ho cercato di mettere in evidenza, ma ora l'ha fatto molto bene, è che queste identità erano identità tra di loro difficili da raccordare. E infatti i letterati, le difficoltà che l'Italia avrebbe avuto nel processo unitario e una volta unita per diventare effettivamente nazione, questo l'avevano ben in mente e ben chiaro. In secondo luogo, un altro elemento che un po' si incrocia con le nostre memorie scolastiche è che abbiamo sempre avuto l'idea che questa letteratura sia stata una letteratura fortemente retorica, talvolta in una maniera insopportabile. Ora è vero questo, tante parole risultano proprio pesanti alle volte. Voglio leggervi molto velocemente, giuro che tra tre minuti mi taccio, questa lirica di Pietro Maroncelli, Primaverili orette, sentitela così. Primaverili orette che Italia sorvolate, voi qui non mai spirate sull'egro prigionier, quanto d'aprile e maggio chiamato la regghita, venner, ma non avvita per l'egro prigionier. Sotto moravo cielo, bella natura langue, né ricomporre il sangue o allegro prigionier. Quanto durai gli spasimi, quanto a durare ancora finché una dolce aurora disciolga il prigionier? Surga, e al che al fin io senta, madre o fratello e suore, sanar col loro amore lo sciolto prigionier. Ahimè, speranze tante vidi voltarsi in guai, che più speranza mai non ridi al prigionier. Diciamocelo questa volta. La lirica è brutta, è proprio brutta, è piena di parole che sembrano retoricamente vuote, però se andiamo a leggere Le mie prigioni di Bellico, che con Maroncelli condivise la prigionia, leggiamo che appunto nel capitolo intitolato L'amputazione di una gamba a Maroncelli, leggiamo queste parole. L'abate Brava, nostro confessore,
venne ad amministrare i sacramenti all'infelice. Adempiuto questo atto di religione, aspettando i chirurgi, e non comparivano. Si stava, ma non ce l'aveva un tumore, dice, probabilmente un'infezione al ginocchio, e non c'era altro da fare che tagliare questa gamba, che nella condizione igienica dello Spielberg era quasi una condanna a morte. E quindi si somministra l'estrema unzione, e dice Pellico: Maroncelli si mise a cantare un inno. Maroncelli voleva scrivere lui Le mie prigioni o qualcosa di simile, non fece a tempo, Pellico fu più veloce, e allora scrisse, si contentò di scrivere, Le addizioni alle mie prigioni. Nelle addizioni Maroncelli torna su questo elemento e dice, su questo racconto, e dice: dopo che le speranze che mi si erano fatte concepire in aprile, maggio, di riacquistare l'uso della mia gamba, tutta primavera era passata ed ecco che andava tutto a risolversi, cioè l'amputazione. Pieno di questo pensiero, da una parte confidando poco che l'esito fosse buono, d'altra non vedendo, non molto temendolo se fosse stato cattivo, così cantai. Ma questi versi erano destinati per mia madre e gli altri miei cari quando io fossi non più. Dovevano quindi portare sembianza di calma, onde fossero meno indegni dei nobili oggetti a cui erano destinati. Eccoli. Bene, questi versi sono proprio prima di Rialvette. Ed ecco che improvvisamente questa cappa retorica pesante, abbiamo detto, che questo testo ha, si scende, e dalla retorica si passa invece ad un'esperienza di vita concreta, dolorosa. Questo per dire come il rivestimento retorico poi non è che non avesse sotto di sé nulla, aveva anzi delle realità fortissime, e questo dobbiamo capirlo di fronte a questa letteratura. E questo lo dice molto bene Tullio De Mauro nella Storia linguistica dell'Italia Unita, perché dice che vacuamente retoriche, dice De Mauro, non potevano essere quelle espressioni per la serietà e il rigore con cui letterati patrioti ne traevano le conseguenze nel loro parlare individuale, per l'impegno con cui esse venivano verificate. E anche il nostro inno nazionale è terribilmente retorico, però se pensate che chi l'ha scritto per quelle parole un anno dopo è morto, capite che c'era una fede intensa in tutto questo. Tuttavia era una situazione di identità assolutamente composita, un'identità che dunque finiva proprio, e qui è partita giustamente Maura, per riaffermare la centralità della letteratura, che era stato il luogo in cui quell'identità si era sviluppata, era stato il luogo in cui quell'identità era stata sempre veramente identità. Ed è questo stato denunciato spesso come un limite, cioè l'idea d'Italia appunto fosse un'idea intellettuale lontana dal sentire comune. Ed è vero questo, magari, è anche vero. Il problema è capire se questo è davvero un limite o può essere ancora oggi una risorsa. Cioè, siamo proprio sicuri che un'identità sulla cultura sia un limite? Ne siamo proprio convinti? O questa piuttosto non è una risorsa per noi? Non è ancora oggi una risorsa per noi? E questo forse ce lo dovremmo chiedere, specialmente in questo momento. Chiudo con un'ultima citazione, che è quella da cui forse è nata tutta l'impostazione che ho dato al libro. Quella di Carducci, che nel 1895 così definiva il Risorgimento: la storia delle idee e della letteratura del Risorgimento è la ricerca e l'esposizione dei contrasti e degli accordi fra le iniziative innovatrici e le tradizioni conservatrici nell'intento di restaurare o di instaurare lo spirito moderno e l'impronta nazionale nelle produzioni della fantasia e del sentimento.
Quindi il Risorgimento, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi errori, con tutti i suoi morti, le sue vittime innocenti, comunque come ricerca di un'identità con le radici nel passato, ma proiettata appunto verso l'avvenire e verso la modernità. E forse questa è la cosa che dobbiamo ricordare meglio di questa celebrazione dei 150 anni che abbiamo alle spalle, in questo momento particolarmente complesso. Il ringraziamento ai nostri amici studiosi e così in questo caso disponibili anche ecco, a portare, come si è già detto, a portare le loro esperienze, i loro lavori ecco, in questo incontro, immagino anche nei loro incontri quasi quotidiani con gli allievi, con i giovani, quindi con la società vera, viva. È importante ecco, che questo abbia portato anche in questa occasione questo loro lavoro, ha rinfrescato sicuramente a molti dei ricordi, delle conoscenze, ma molto anche ha aggiunto attraverso le loro riflessioni. E credo sicuramente che un risultato importante è in questo, no? In un avanzamento continuo. Se ci sono da parte vostra delle domande, dei quesiti, delle riflessioni, ovviamente lasciamo spazio anche in conclusione prima di salutarci degli eventuali interventi. Altrimenti, appunto, a nome vostro, che ringrazio per essere intervenuti, li salutiamo ancora una volta con un applauso.